Al Viviani per questa 30ª giornata arrivano le streghe giallorosse di Auteri per spaventare dall'alto del secondo posto in classifica i leoni rossoblu bloccati nel limbo fra zona playoff e zona playout. Benevento che non dovrà perdere terreno sulla capolista Juve Stabia, Potenza che dovrà invece al più presto raggiungere l'obiettivo salvezza. Al nono rete annullata a Caturano che parte con un attimo di ritardo sul passaggio di Rossetti finendo in fuorigioco. Al minuto 12 è Maisto a provarci in girata ma il pallone termina sull'esterno della rete. Ospiti che passano in vantaggio alla prima vera occasione con Lanini al 33esimo che calcia forte dal limite e batte all'Astra. Dopo 5 minuti ancora il numero 90 giallorosso a siglare il raddoppio con un destro al volo su assist di Starita che beffa ancora l'estremo difensore rossoblu sul suo palo. Nella ripresa bisogna portare il cronometro al 71esimo per vedere la prima conclusione con Starita che da posizione defilata non inquadra la porta. La risposta del Potenza arriva al 73esimo con Candellori prima che impegna Paleari alla parata e Aziosmanovic che sulla respinta la spara sull'esterno della rete. A 3 minuti dal 90esimo Terranova sulla testa la palla del 3-0 ma questa volta l'Astra è reattivo alla parata in corner. Non c'è altro in un secondo tempo in cui i padroni di casa hanno fatto davvero poco sotto il profilo del gioco e della personalità per provare a recuperare il match. Benevento nettamente superiore che conquista la 4ª vittoria di fila e l'11esimo risultato utile consecutivo dall'arrivo in panchina di Tano Auteri. Per Marchionni l'obiettivo salvezza è ancora lontano, ma non irraggiungibile.